Buonasera, bentrovati al TG per Sordi. Una busta con dentro una lama e un biglietto con la scritta in stampatello: sei nel mirino perché il livello che hai non ti spetta, non sei nulla. Questo il messaggio ricevuto dal sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, del quale lo stesso sindaco ha postato la foto su Facebook. Nella nostra bellissima città è il commento del primo cittadino che guida una giunta di centrodestra: non cediamo a queste vigliaccate e a queste minacce. Avanti. Indagini sono in corso da parte della Digos. Dopo la pubblicazione della foto del biglietto su Facebook, il sindaco ha ricevuto tantissime attestazioni di solidarietà e di vicinanza da parte di cittadini e del mondo politico. Per Anci Toscana si tratta di un fatto inaccettabile. Fratelli d'Italia parla di vigliaccata che non fermerà il sindaco. Giorgia Meloni si augura che i responsabili siano puniti e il governatore Eugenio Giani dice le istituzioni stiano unite. L'imprenditore Riccardo Fusi è stato condannato a 5 anni e 10 mesi anche dalla Corte di Cassazione per il crack del Credito Cooperativo Fiorentino, la banca di cui fu presidente Denis Verdini. La posizione di Fusi era stata stralciata dal processo principale, nell'ambito del quale il 3 novembre 2020 è stato condannato a 6 anni Denis Verdini per impedimento di uno dei suoi legali. I giudici della Suprema Corte hanno confermato la condanna inflitta a Fusi in appello e respinto il ricorso presentato dai suoi difensori, avvocati Emanuele Ciappi e Fabio Lattanzi. Hanno superato le casse senza pagare con una borsa piena di superalcolici per un valore di 150 euro, ma sono stati notati dagli addetti alla sicurezza che li hanno bloccati. Così, ieri sera, un 25enne e un 27enne sono stati arrestati per furto dai carabinieri in un supermercato di Firenze in zona Isolotto. La merce è stata restituita e la borsa, schermata artigianalmente con della carta stagnola per eludere l'allarme antitaccheggio, è stata sequestrata. I carabinieri della compagnia di Pontedera, in provincia di Pisa, hanno arrestato due operai di 40 e 37 anni residenti nel Pisano, dopo averli sorpresi nelle loro abitazioni complessivamente con oltre 2 kg di marijuana già essiccata e pronta per essere spacciata. Il quarantenne è già noto alle forze dell'ordine. Entrambi sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari li hanno individuati al termine di una mirata attività investigativa conclusasi con due perquisizioni che hanno permesso di sorprenderli con il quantitativo di droga nella loro disponibilità. A casa del quarantenne i carabinieri hanno sequestrato infatti più di 1 chilo di marijuana, 37 grammi di hashish e 15 piante di marijuana essiccate, mentre il 37enne aveva oltre 1 chilogrammo e 300 grammi di marijuana. In entrambe le abitazioni è stato trovato anche tutto il materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Gli Uffizi di Firenze celebrano la giornata dell'amore il prossimo 2 febbraio, proponendo ingressi a metà prezzo per le coppie. In due si pagherà un solo biglietto. Torna per la terza edizione, spiega il museo, l'iniziativa della Festa dei Doni, anticipo museale di San Valentino, organizzato per l'anniversario delle fastose nozze celebrate il 31 gennaio del 1503
tra Agnolo Doni e Maddalena Strozzi a Firenze. Coloro che commissionarono a Michelangelo Buonarroti il tondo Doni. Per ricordare la ricorrenza della loro unione, oltre allo sconto coppie, gli Uffizi hanno programmato anche una serie di iniziative online dal 31 gennaio fino al giorno di San Valentino. I nuovi casi Covid registrati in Toscana sono 594 su 17.000 test, di cui 10.028 tamponi molecolari e 6.972 test rapidi, con un tasso di nuovi positivi del 3,49%. Lo ha reso noto Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, sulla sua pagina Facebook. Il numero dei nuovi positivi è lievemente più basso rispetto a ieri, erano 620, a fronte di un numero più alto di test, erano 16.117. Intanto, il commissario per l'emergenza, Domenico Arcuri, in conferenza stampa ha detto che dopo il taglio annunciato da Moderna, che fa seguito a quelli di Pfizer e AstraZeneca, ci mancano almeno 300.000 dosi di vaccino che avremmo dovuto ricevere e che non abbiamo ricevuto. Riapre il 2 febbraio il Museo Galileo di Firenze, proponendo visite guidate gratuite per piccoli gruppi. Dopo 89 giorni di chiusura, spiega una nota, e in attesa della regolare attività, il museo riapre le porte dal martedì al venerdì alle collezioni di strumenti scientifici dei medici e ai telescopi di Galileo Galilei. Dal 2 febbraio, inoltre, sarà possibile partecipare gratuitamente a visite guidate scegliendo tra tre diversi orari, 11, 15 e 16:30. La visita, si spiega, riguarderà la collezione di preziosi strumenti scientifici raccolti dai Granduchi di Toscana della dinastia dei Medici, tra cui gli unici telescopi originali di Galileo esistenti al mondo. Il percorso proseguirà poi nell'area didattica, dove gli operatori museali proporranno dimostrazioni di esperienze scientifiche utilizzando repliche degli strumenti antichi. Chiudiamo con le previsioni meteo per domani, inizialmente poco nuvoloso con locali addensamenti nell'interno e locali banchi di nebbia nei fondovalle. Aumento della nuvolosità nel corso della mattina fino a cielo molto nuvoloso o coperto. Dal pomeriggio piogge sparse sulla costa e sul nord-ovest in graduale estensione al resto della regione. In serata possibilità di locali temporali. Neve solo sulle cime appenniniche, in calo di quota sul finire della giornata. Venti deboli o moderati meridionali, localmente forti sulla costa. Mari molto mossi, temperature minime in calo nelle zone interne, massime stazionarie o in lieve calo, specialmente sui rilievi. È tutto, grazie per averci seguito, arrivederci a domani.